Vi siete salvati in calcio d'angolo, eh? Vi siete salvati! Siamo andati un passo così dal video sfogo che oggi, penso dopo un lungo periodo, non uscirà. Che fortuna, direte voi, anche se sulla parte mi sfogo, eh? Sulla parte mi sfogo, ma non metterò lo sfogo nel titolo, ok? Siamo tutti contenti. Perché non ce la sfogasse? Ragazzi, parto subito con lo sfogo. Così poi ci andiamo de mezzo e analizziamo la partita, la parte positiva. Perché oggi non ho nessuno sfogo sulla Roma. Sul VAR. Perché quando, tra virgolette, ho temuto che magari il secondo rigore non ce lo davano, ho temuto per un secondo che Rocchi alla fine non andasse a vedere il VAR il tocco di mano di Brozovic, non so, stava a fare un VAR al volo, non so che no. Che è sta cosa? Bello, poi mi insegni, no? Ragazzi, tu mi spieghi nel primo tempo come fai a non darmi quel calcio di rigore? Come fai a non darmi rigore su Zaniolo? È un qualcosa di clamoroso che tu non me l'abbia dato, ancor più clamoroso che tu non abbia consultato il VAR. Che il VAR non abbia detto, oh, Achicco, questo è rigore netto. Perché ci sta gente che sta lì al VAR. Tu, non so, anche se. Anche se magari Rocchi, secondo alcune regole che magari può di qualcuno, non poteva andare a vederlo, oppure poteva andare a vederlo, non me ne frega niente. Quel rigore lì va dato. Se c'è il VAR va usato bene. Perché lì è clamoroso! Clamoroso l'errore! Clamoroso il rigore non è dalla Roma! Se questa partita la Roma non avesse pareggiato, mi sarei proprio partito a mille contro il VAR. Non perché io abbia l'alibi del rigore, ma può andare bene una volta, due, tre, e quando porca miseria, in ogni santa partita c'è sta un problema simile, a me mi girano veramente i zebedei, ok? Chiudiamo questo aspetto perché non voglio parlare di questo. Ragazzi, oggi ho visto una Roma con gli attributi. Non ha fatto il tiki-taka? Va bene, non ha fatto il tiki-taka. Ho visto una cosa che non ho visto nelle altre partite. E quindi può essere un inizio, quindi è una cosa positiva. Oggi vi rendo le cose positive. Ho visto la Roma con due attributi così. Perché di solito la Roma quando andava in svantaggio, queste due cose così si ammosciavano, ok? Si ammosciavano e sembravano belle salire in campo. Eravamo apatici di solito quando la Roma andava in svantaggio. Oggi ho visto una Roma che non voleva perdere. Una Roma che non voleva perdere, una Roma che ci ha messo il cuore, che ci ha messo gli altri buti, perché il gol di Under è un gol con gli altri buti, il gol di Under è un gol con gli altri buti, il rigore di Kolarov, un rigore con gli altri buti, per il semplice fatto che Kolarov non gli dice il rigore, lo tiro io, io ci metto la faccia, io metto le responsabilità, ho parlato, devo dimostrare concretamente che ciò che dico in conferenza stampa, sfidando a spadronate tifosi, io sono una persona concreta, io quello che dico lo penso, io sono un uomo che ha gli attributi, ha preso la palla Under, ha preso e ha tirato. Se sbagliavi Ciccio ti uccidevo praticamente. Ragazzi, Zaniolo, non dico che è un fenomeno perché non voglio bruciare prematuramente un giocatore, perché giustamente anche come dice il tattico, non è che in modo dopo partite diciamo che quello lì è il nuovo Messi e l'altro lì è il nuovo Ronaldo, ma oggi Zaniolo ha fatto una grande partita. Zaniolo, una partita non facile per lui perché torni contro la tua ex squadra che era l'Inter. Parti titolare di una situazione complicata, Zaniolo ha due attributi. Ovviamente la somma degli attributi di tutti gli altri giocatori in campo, che oggi comunque ho visto, non fanno manco la metà degli attributi di Zaniolo. Perché è un ragazzo giovane che dalla prima partita ci ha messo l'anima. Ci ha messo l'anima fin dal Bernabéu a oggi. Veramente un giocatore interessantissimo. Ha fatto una grande partita, non voglio essere uno che parla prima e dice che è un fenomeno, però ha fatto una partita da fuori classe. Non dico con fuoriclasse, attenzione alle parole, non manipolate ciò che dico, perché oggi l'atteggiamento che ha avuto è stato perfetto! Un giocatore veramente interessante che si guadagna il rigore che non gli hanno dato con una grande giocata. Perché quando lì il D'Ambrosio gli aggancia la caviglia, Zaniolo in mezzo a tre ha fatto una giocata pazzesca! Una giocata pazzesca, in area di rigore ha subito puntato la porta! Nel secondo tempo Zaniolo c'ha la giocata che gli viene addosso, lui spa! Palleggiava tranquillamente gli avversari al centrocampo. L'ha fatto anche contro il Real Madrid con Modric, non con Brozovic, con tutto il rispetto. Veramente, Zaniolo, un giocatore con gli attributi, non gli frega niente, va addosso a quelli, c'è la palla in due, lo marca, lui dà le spallate, se ne va, allunga, tenta, osa. Veramente un giocatore interessantissimo, mi auguro che non si possa perdere, perché se continua così, veramente un futuro, non solo per la Roma, mi auguro, ma anche per la nazionale italiana. Se Mancini l'ha convocato prematuramente, non è prematuramente tanto per cambiare, perché delle qualità ce le ha, veramente in gamba Zaniolo. Oggi l'unico che voglio veramente prendere a schiaffi è Juan Jesus, perché Juan Jesus, veramente, il gol, noi ci stiamo lamentando perché il gol, il rigore che non ci hanno dato successivamente, è stato il gol dell'Inter, va bene.
Va bene, ma lì Juan Jesus non ha retto la marcatura di Grabalde. Lì Juan Jesus è veramente un errore colossale. Tu non lo marcavi. Tu non lo marcavi. Tu sei completamente perso. Ne sei completamente fregato. Veramente un errore colossale quello del Juan Jesus. Poi al secondo gol dell'Inter di Icardi, a me non piace una cosa. Boh, non sono allenatore, però io un giorno spero di poterlo studiare per diventarlo perché mi piace. Però ragazzi, io odio, non è che è sbagliato, odio, dico la mia considerazione qui, non parlo di tattiche di Francesco, ma io odio perché personalmente non piace la marcatura zona. Va bene, avrà le sue tattiche, schemi, a me non piace. Soprattutto quando tu davanti a te un Icardi, per me, non sto rimproverando di Francesco, sto dicendo la mia considerazione. Per me, in quel caso lì, la marcatura deve essere a uomo. Perché un Icardi, se tu lasci la zona, Icardi è tatticamente intelligente per andare a colpire il disturbato. Sì, c'è andato a mandare l'asse in contrasto, un po' moscio. Però lì era zona, quindi non è che tu già ci parti preventivato, così tipo di spalleggiando l'attaccante, che poi contrastare, tranquillamente. Lì no, lì a zona, quindi ci deve arrivare. L'attaccante magari è bravo a tagliare meglio. Ha avuto un'elevazione incredibile. Per me, contro l'Inter, dipende poi dalla squadra anche in cui tu applichi questi schemi. Per me, contro l'Inter, che sai che c'è Icardi, che di testa è veramente bravo. Per me, la marcatura non doveva essere fatta a zona, ma a uomo. Questo è un mio pensiero calcistico. Per quanto riguarda la tattica difensiva di oggi, per il resto, ragazzi, non ho nient'altro da dire. Perché ho visto una Roma che mi è piaciuta per il carattere, ha dimostrato Florenzi, grande partita. Florenzi oggi veramente grande partita di Florenzi. Sono contento, poi chiudo il video, che siano tornati in campo. Perotti e Pastore, si è visto, non hanno ancora il ritmo partita, ma vogliono rientrare bene. Ragazzi, penso di aver detto tutto. E niente, un pareggio che ci sta, una partita bellissima. Io ovviamente mi auguravo che potevamo vincere, però vabbè, scialla. Non sono questi punti, cioè, non sono queste vittorie cui tu dirà così. Un punto contro l'Inter ci può stare, anche perché è stata una partita bella, perché tra me sta Rocchi. Tu devi vincere altre partite. Non sto a sfogarmi per un pareggio in questo modo contro l'Inter. Tu devi vincere contro il Bologna, devi vincere contro l'Udinese, devi vincere contro la Spal, devi vincere contro il Chievo, ok? Adesso, se questo lo posso vedere qui, lasciate un like, commento, iscrivetevi, da Papa Giorgio Rosso è tutto. Voglio da adesso in poi tutte le partite con questa grinta, eh? Adios.